L'articolo sul quale sono stata chiamata a riflettere lungo questa bellissima staffetta è l'articolo 31. Mi prendo qualche istante prima di iniziare per condividere la lettura di questo articolo con voi. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Proviamo a riflettere a partire da quello che ci mette a disposizione questo articolo e tentiamo subito un piccolo grande spostamento di senso. Facciamo che la famiglia diventa le famiglie e che le famiglie numerose diventano le famiglie bisognose. Sostituiamo numeroso con bisognoso. Quindi proviamo a rileggere tutto alla luce di questo spostamento e forse recuperiamo così parte della sensazione di scarto spazio-temporale che una scrittura del genere può provocare alla luce del tempo che stiamo vivendo. Ci apriamo in questo modo a quella parte di complessità che abbiamo bisogno di includere per riuscire a rappresentare uno scenario nuovo, uno scenario che si chiama realtà. Recuperiamo e avanziamo, perché non possiamo fermarci a una rappresentazione statica della società. Non possiamo farlo perché non possiamo permetterci di stare fermi ed essere parziali. Dobbiamo tenere il passo del tempo e avere la consapevolezza che la società è andata avanti, va avanti e ci chiede di essere rappresentata. La narrazione della realtà usa il tempo verbale, presente e futuro. Non è più possibile, se non al prezzo di grandi disuguaglianze e discriminazioni, escludere dalla nostra visione della famiglia tutte le varianti che negli ultimi decenni si sono delineate. Famiglie monogenitoriali, famiglie omosessuali, famiglie allargate, famiglie non certificate da un contratto, famiglie divise nella residenza, famiglie non riconosciute. Questo solo per fare alcuni esempi, ma immagino e spero che la mia visione sia a sua volta parziale e che qualcuno, oltre questo schermo, sia già pronto a dirmi: guarda, ci siamo anche noi. In definitiva, non possiamo permetterci più di non riconoscere quello che è già accaduto, se non al prezzo di un pericoloso anacronismo e del reato di esclusione. L'orbita della famiglia è popolata di nuovi soggetti, la governano nuovi equilibri. Spostamenti continui che dobbiamo guardare con occhio attento, pronti ad afferrare le mutazioni, a riconoscerne le forme, a contemplarle nel nostro disegno di società, a plasmare questo disegno sulla realtà che andiamo via via conoscendo. Oggi più che mai, proprio quest'oggi in cui stiamo alzando faticosamente il capo dopo mesi di reclusione e ripiegamento su noi stessi e sul microspazio delle nostre esistenze e delle nostre case. Case dove ciascuno è rimasto a fare i conti con quello che ha, con le proprie forze e con le proprie risorse, che spesso si sono rivelate poche, insufficienti. Quest'oggi in cui stiamo tornando alla quotidianità, con le conseguenze terribili di lavori precari o peggio, lavori persi, malattie trascurate, di perdita della rete di sostegno che magari ci ha aiutato ad andare avanti fino all'altro giorno, senza scuola per i figli, senza spazi di aggregazione. Senza la condivisione che alleggerisce i pesi, senza assistenza, senza diritti o con quegli stessi diritti impoveriti, decurtati, sottratti. Non possiamo permetterci di lasciare indietro più nessuno, non possiamo permetterci di non guardare dentro queste case, di non provvedere al bisogno, perché alzando il capo torniamo a vederci gli uni con gli altri, a darci un volto, a riconoscerci nelle nostre storie. E riconoscere che in questo tempo le donne hanno pagato e stanno pagando il prezzo più alto. Ancora una volta sono le donne a reggere per lo più maggioranza in verità non relativa se si pensa che la gestione del lavoro domestico, dalle pulizie alla cucina, al bucato, alla spesa, in Italia grava esclusivamente sulle donne, in una misura 3 volte maggiore rispetto ai loro compagni. Quindi dicevo ancora una volta, sono le donne a reggere il carico della famiglia, a occuparsi dei figli, dei familiari non autosufficienti, della casa. Ancora una volta le donne vengono precettate,
ritrovandosi affidatarie esclusive del lavoro di cura. Ancora una volta il paese si trova a far conto su di loro per reggere e per ripartire. E qui una riflessione sulla seconda parte dell'articolo. La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Bene, a mio avviso, e parto dalla mia esperienza di donna e madre lavoratrice, a mio avviso non esiste tutela della maternità senza tutela delle donne e senza l'autentico riconoscimento alle donne di una serie di diritti che garantiscano loro autonomia, salute, istruzione, accesso al mondo del lavoro, parità salariale, libertà di scelta, rappresentanza. Ma tutto questo combatte contro una diffusa arretratezza culturale che si traduce da una parte nel collasso periodico del sistema, come questi mesi hanno ampiamente dimostrato, dall'altra nella rinuncia da parte delle donne al lavoro, ai progetti, alla realizzazione, confermandole come soggetti fragili di una società fragile. In conclusione, proviamo a fare un ulteriore piccolo spostamento di senso. Sostituiamo la parola maternità con la parola genitorialità e proviamo a rileggere l'articolo 31 della nostra Costituzione con un respiro nuovo che possa guidarci all'interno di una società più aperta e capace, perché i figli non sono soltanto di chi li fa.